Questo film è stato girato alla meno peggio al seguito della troupe de Il tempo si è fermato e si è tentato di metterlo insieme fiduciosi nella comprensione di chi dovrà vederlo. Sono appunti, ma non c'è dubbio che con un po' di buona volontà si potrà scorgerne un diario, una storia. Ed ecco i protagonisti di questa storia. Il regista Ermann Olmi, poeta e capo supremo. Natale Rossi, che non si sarebbe mai aspettato di diventare primo attore. Roberto Seveso, che lo affianca. Carlo Bellero, direttore della fotografia. Lamberto Caini, operatore alla macchina. Giovanni Pegoraro, il fonico visto di spalle. Roberto Barbieri, fotografo di scena. Oliviero Sandrini, lo chiamavano Aiuto. Forse dopo il fatto della teleferica era... Ed infine in Soffientini, detto il gigante buono, quassù è il capo dell'organizzazione. Onnipresente come la Coca-Cola. Ma bisogna risalire un po' indietro nel tempo, e precisamente al giorno 26 novembre 1958, quando il primo materiale caricato a Milano prese la Via dei Monti. Il materiale fu inviato in quattro fasi successive, un'impresa non certo facile, ma portata brillantemente a termine dal genio organizzativo del nostro Soffientini. Dietro istruzioni del regista si comincia ad installare la scena. Si monta la parete mobile. Torricelli, fonico di riserva, fuggito dopo i sopralluoghi. Lui disse che aveva l'insufficienza cardiaca. Oh. Il nostro macchinista Bagarotto, prodigo di consigli. 3 gennaio, giorno fatidico. Con la teleferica passeggeri arriva la troupe al completo. È questa che fece gridare l'aiuto di Oliviero. La baracca alloggi, vista così non dice niente, ma è interessante dentro. Dietro le fredde pareti di legno pulsava la vita, una vita organizzata dall'instancabile Soffientini che abbiamo visto nelle sue funzioni. Ecco il piano di lavorazione. Uccidete l'operatore! Uccidete l'operatore! Fatto. La biblioteca da lui organizzata, la cultura soprattutto.
e l'arte. Tocco particolare dell'organizzazione, i bidet portati da Valle in numero di 21. La camera di Olmi con i dischi di musica sinfonica che davano la sveglia al mattino. Disse Confucio, mangiare bene per lavorare meglio. Le nostre due cuoche, Andreina e Bice, mettono in pratica questa massima. Suprema raffinatezza dell'organizzazione, la TV. Qui un tecnico con manovra acrobatica sta installando l'antenna. Forse non ce la farà, ma è meglio, ce lascerò d'occhio. In giornate come queste non c'era molto da scherzare. Si osservi questa breve scena in cui il Soffientini, reduce da un giro ispettivo, affronta sprezzante la bufera. Gennaio, primo giorno di lavorazione. Temperatura esterna 19 gradi. Ci si infogna nella neve e per di più si scolla un obiettivo. Perciò, nella stessa giornata, Olmi decide di iniziare la lavorazione degli interni. Ecco qui la baracca scena dei guardiani, la famosa baracca numero 5. Naturalmente ogni tanto esce il sole e la temperatura si alza e bisogna approfittarne per girare le scene esterne. Ancora interni, uno spezzatino tutto dal vero, che fu poi mangiato dal vero, non solo dagli attori. Buon appetito! Parentesi ginnico-artistica del buon Barbieri con l'attore Seveso. In sostanza si tratta di allegria domenicale. Il macchinista Bagarotto, infatti, con il solito impegno, suona la campana e chiama alla messa celebrata da padre Taddei, nostro ospite. Anche qui il regista Olmi non tralascia l'occasione per dare preziosi suggerimenti. We'll be right back.
15 gennaio. Si gira la scena del gabinetto. Nella baracca alloggi si accendono le prime luci, ma Seveso continuerà ancora a lungo ad andare su e giù nella neve. Non si sa ancora se avrà trovato il posto giusto per le sue impellenti necessità. Questo invece è il dormitorio adattato a sala di proiezione, una cosa molto divertente. La truppa al completo si assiste commentando e soprattutto le frequenti interruzioni fanno pensare ai tempi di Lumière. Presso la baracca mensa operai si gira un passaggio del vecchio che va a prendere la legna e poi vede le tracce della lepre. Ecco infatti Ulm con la lepre al guinzaglio. Oddio, più o meno una lepre. Dietro la stessa baracca invece si sta preparando il pupazzo di neve. Seveso in realtà con le carote non fa i pupazzi di neve. Lui le carote le mangia. 24 gennaio, frequenti gli spostamenti di materiale. Una cosa più semplice a dirsi che a farsi, ma ottimamente sbrigata dai nostri uomini, che con tranquillità portano sulle spalle un carrello di mezzo quintale. Un piccolo ventilatore che servirà in un primo tempo per le scene di bufera. Piccolo per modo di dire, mezza truppa è impegnata a trascinarlo. Si gira sul fondo del lago gelato. Exploit lavorativo di Bagarotto, impegnatissimo. Era pronto a giurare che se si fosse rotta la superficie di ghiaccio lui sarebbe rimasto a galla. Ottimista, ottimista. L'ardore lavorativo di Bagarotto continua e mentre tutta la troupe sta rifocillandosi sul campo, egli, dimentico, fa la guardia ad un riflesso. La guerra si vince anche montando la guardia a un bidone di benzina. 26 gennaio, acrobazie del regista. L'effettuazione di questa ripresa fu disputata a sangue con Bellero, il direttore della fotografia. Questa scena è bellissima. Infatti nel film non compare. Thank you.
direttore della fotografia, escluso dall'acrobatica ripresa, si vendica ora con uno show personale. . 27 gennaio, arrivo della macchina del vento grande. Qui gli sforzi sono veramente notevoli. Peccato non si sentano le urla di Sofientini. Per la cronaca però è utile sapere che il giorno seguente rimase a letto senza voce, con la gola pressoché squarciata. Ecco il risultato. Baracca 5. Lavorano contemporaneamente due macchine da presa. Nessuno saprà mai che l'oggetto in esame era una polenta rovesciata. Il cinema ha parlato Bergamasco e tutti lo hanno capito e gustato. . 6 febbraio, bufera notturna. In un clima leggermente eroico si prepara una delle scene più spettacolari. Il regista stabilisce i limiti dell'inquadratura. Il direttore della fotografia si fa inseguire dalle luci come una prima donna. Via bufera! Ciao! Respira profondamente, Bob. Ti passa subito. . 13 febbraio. I due carrelli finali. Il primo, davanti alla chiesa, ha tutta l'aria del trenino della Val Gardena.
Poi l'ultimo, davanti alla baracca 5, che ha qualcosa di sacrale, come una cerimonia, una processione. Delle riprese, torta, spumante e orgia finale. Così il nostro diario, il diario di un film girato tra le bufere e nel sole. Termina la storia dei nostri uomini. Finisce anche la storia di Natale Rossi, il quale sa sciare sul serio. Di Roberto Seveso. Di Ermanno Olmi, di Carlo Bellero. E come tutte le storie che si rispettano, c'è anche la vittima finale. Buttate a mare l'aiuto! Ma chi ci fa caso? Tanto lui aiuto lo sa dire così bene.